diamo il benvenuto ora al terzo ospite di questa prima sessione del nostro Italy Protection Forum 2023 e abbiamo in collegamento con noi Alberto Tosti, direttore generale del gruppo Sara Assicurazioni. Dottore, benvenuto a questa edizione, a questa 14ª edizione. E vorrei parlare con lei, un po' iniziare questa chiacchierata con lei parlando un po' del contesto in cui voi assicuratori vi trovate ad operare, è un contesto sicuramente non facile e anche imprevedibile, immagino, no? Qual è il suo punto di vista? Grazie, grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, come ha anticipato, il contesto non è facile. Gli ultimi anni in effetti sono stati caratterizzati da congiunture straordinarie che hanno agito oggi direi in maniera strutturale. Parliamo di pandemia, di cambiamenti climatici ed eventi estremi, instabilità geopolitica e finanziaria, shock energetico, rivoluzione digitale che più ne ha ne metta, cyber risk, invecchiamento demografico. Quindi l'industria assicurativa, così centrale delle dinamiche economiche e sociali, è di fronte a sfide senza precedenti, che intervengono in maniera significativa, sia modificando la valutazione del rischio che i comportamenti del consumatore. Se pensiamo, il fattore più impattante per il settore è stato sicuramente il trend inflattivo del 2022 e che ancora ci perseguita. Noi abbiamo fatto dei piani immaginando un'inflazione al 3,5% ad inizio 2022 e ci siamo trovati a oltre il 10% a fine anno. Ovviamente l'inflazione aumenta il costo dei sinistri, svaluta i portafogli istituzionali. Sappiamo che la nostra industria è ricca di strumenti finanziari a reddito fisso. Tutto questo genera anche incertezze perché i premi evidentemente ci mettono del tempo ad adeguarsi ai costi e quindi va contemperato anche il necessario recupero del premio medio con la necessità comunque di tenere alta la qualità assuntiva ma anche il giusto grado competitivo per quanto riguarda il pricing. C'è anche tuttavia qualche risvolto positivo che in effetti viene citato in maniera relativa, però vediamo che poi i conti di tutta l'industria non è che sono andati così male. Nel 2022 l'inflazione svaluta anche gli impegni futuri perché i flussi di cassa negativi hanno un valore attuale inferiore, riserve e solvibilità ne beneficiano, quantomeno la solvibilità riesce a compensare il tema negativo della svalutazione degli attivi. Nel tempo peraltro l'inflazione, seppur c'è un tema di rincorsa, no, fa anche aumentare i ricavi e consente degli investimenti a rendimenti senz'altro più elevati del passato. Tutta l'industria ha dimostrato un certo tipo di resilienza, devo dire Sara per l'ennesima volta si è presentata con un risultato comunque, nonostante l'anno avverso, senz'altro positivo. Continua a essere un punto di riferimento importante per le famiglie italiane, certo, e ha dei risultati che gli consentono di portare avanti degli impegni realizzando una crescita profittevole a beneficio di tutti, con anche il vantaggio e beneficio di avere un azionista come l'ACI che è un punto di riferimento anche per tutti i consumatori italiani. Certo, infatti questo diciamo, lo confermo perché appunto abbiamo letto circa un mesetto fa quando avete pubblicato i vostri risultati annuali dove emerge sicuramente una certa solidità importante, insomma il vostro margine di solidità molto consistente, quindi rivela sicuramente una società ben capitalizzata e poi avete insomma tutti i numeri, cioè tutti i tassi di crescita positivi, abbiamo visto i vostri risultati, quindi veramente complimenti perché riuscire comunque a timonare una società in quello che è stato il 2022 così imprevedibile, veramente complimenti a lei e a tutti i suoi managers per i risultati ottenuti. Ecco, visto che siamo ormai cioè il primo quarter del 2023 è appena terminato, ci può dare qualche indicazione su come pensate si chiuderà il 2023?
Come sarà questo anno per voi? Che indicazioni avete avuto da questi primi 3 mesi? Sì, grazie. Mi faccio partire dalla chiusura del 22. Sì. Comunque, il 22 è stato un anno positivo. Abbiamo chiuso come risultato di gruppo a 73 milioni netti, poco meno del 2021, considerato che insomma la finanza ci ha dato filo da torcere. Abbiamo una solvibilità, come lei stessa diceva, che è oltre 3 volte. E quindi abbiamo almeno 3 volte il capitale che ci serve per esercitare il nostro business, con una proiezione. Qui comincio a rispondere alla sua domanda che riguarda il futuro, addirittura di oltre 3,5 a fine 25. Il risultato di Sara Assicurazione per la parte danni è stato pari a 51 milioni e la raccolta premi, comunque su un mercato maturo e senza nessun tipo di operazione straordinaria, è cresciuto del 3%. Così come Saravita è riuscita a consolidare una crescita che dal 2021 rispetto al 20 era più che doppia e ha portato a casa anche un risultato di 3,9 milioni. C'è anche da dire che negli ultimi 6 anni siamo riusciti con costanza a realizzare profitti netti fino a totalizzarne 460 milioni su circa 600 milioni di fondi disponibili, cioè di valore netto del capitale a valore di mercato. E il fatturato è cresciuto a livello di gruppo nei 6 anni di oltre il 35%, le agenzie del 15% e i clienti del 15%. Quindi devo dire, in un mercato maturo, una persistenza solida della nostra crescita senza strafare, perché non abbiamo fatto nessun tipo di acquisizione. Il futuro, devo dire la verità, al di là dell'incertezza di cui si parlava, cioè del fatto di come i premi, quindi i ricavi, riusciranno ad allinearsi all'incremento dei costi per via dell'inflazione, specialmente del danni, comunque ci dà una prospettiva anche favorevole legata al fatto che gli investimenti i reinvestimenti evidentemente saranno fatti a 2-3 punti di tasso di rendimento in più. Tutto questo ci consente di proiettare, oltre a un atteso incremento dei prezzi, specialmente nell'RC Auto, anche dei risultati nel triennio che hanno una crescita che si presenta addirittura esponenziale. Il primo trimestre ci dà filo da torcere perché il costo dei sinistri, specialmente nel danni, evidentemente ha anticipato la tendenza ad incrementare il prezzo appunto dei premi nel business RC Auto. Quindi siamo come tutto il mercato, stiamo inseguendo questo incremento del costo medio. Ma insomma, io ritengo che al di là del fatto che sul ramo RC Auto il 2023 sarà un anno critico, poi ci sarà un momento di svolta che ci porterà appunto ad un triennio che peraltro abbiamo pianificato positivo. Bene, è interessante conoscere il vostro punto di vista anche su questo. Io vorrei però fare un piccolo focus con lei su Sara Vita. Noi abbiamo dato un bel riconoscimento alla vostra compagnia Vita nell'ambito della Long Term Care. Avete lanciato alla fine del 2022 un prodotto interessante e questo ovviamente riflette l'impegno sempre più forte del vostro gruppo nell'ambito protection. Ecco, ci può magari fare un breve commento anche su questo? Senz'altro sì, indubbiamente avevamo la volontà e l'esigenza di posizionarsi sul mercato anche con uno strumento più innovativo come l'LTC, la Long Term Protection, e qui evidentemente ci siamo posizionati con un prodotto che riteniamo competitivo. Non pensiamo evidentemente di fare dei numeri importantissimi su questo prodotto, però era importante esserci. Più che altro sul Vita da un paio d'anni c'è stato un atteggiamento propositivo di diversificazione da parte della nostra strategia, e rispetto a una penetrazione che era solo data dalla rete tradizionale dei nostri agenti professionisti, abbiamo sviluppato anche dei rapporti di banca assicurazione che ci hanno consentito di penetrare un mercato diverso. Ecco.
Abbiamo avuto anche la soddisfazione di essere apprezzati da partner abbastanza importanti. Questo anche nonostante questa fase molto delicata che si sa sta incrociando il mercato e quindi l'aspettativa anche degli investitori e dei clienti che si avvicinano al mondo vita è quella di aspettare momenti migliori per cercare di ritornare su questo fronte, in considerazione che ci sono degli investimenti alternativi, evidentemente, che danno dei rendimenti migliori. Da questo punto di vista, Saravita è molto solida, solida anche perché il migliore equilibrio per un gruppo assicurativo è anche quello di avere una certa consistenza di business danni nella distribuzione del rischio di Certo, impresa che si va a certo. intraprendere. Grazie, grazie dottor Tossi. Ecco, un'ultima battuta, toccherei con lei il tema della rete agenziale, che è sempre più importante per il gruppo Sara. So che in questo momento ci saranno tanti agenti, tanti intermediari che ci stanno seguendo. Com'è oggi la vostra strategia nei confronti appunto degli agenti? Ma devo dire che abbiamo sempre creduto della centralità nella nostra strategia della rete distributiva tradizionale. Abbiamo lavorato moltissimo però anche per concepire come impostare nel futuro una rete tradizionale che avesse però tutti gli strumenti tecnologici necessari per competere anche con le reti digitali e con i settori contigui che evidentemente vogliono penetrare la nostra industria, perché nel nostro mercato in effetti è un'industria anche proficua. Ebbene, nel corso degli ultimi anni abbiamo sviluppato il reclutamento e la strategia di reclutamento di nuovi punti vendita, abbiamo avuto dei buoni risultati. Per il prossimo triennio noi pensiamo di integrare la nostra rete con altri 100 punti vendita. Chiaramente saranno 100 punti, cioè dei punti vendita che saranno selezionati in relazione alla compatibilità con le esigenze di geomarketing, senza evidentemente fare in modo che i nuovi entranti possano pestare i piedi al posizionamento dei vecchi agenti, ma nello stesso tempo costruire questa penetrazione necessaria perché nella nostra dimensione è molto importante avere una crescita proficua e persistente, tuttavia senza perdere la profittabilità che il nostro portafoglio dimostra di avere ormai da molti anni. Tutto questo è anche aiutato da una importante strategia di formazione che qualifichiamo Certo. e gestiamo con molta cura e attenzione, che comporta l'erogazione di migliaia di ore di formazione sia sul danni che sul vita, con dei corsi che facciamo sia in presenza fisica con l'esperienza sensoriale a cui teniamo molto, ma anche ormai utilizzando tutte le piattaforme che ci consentono evidentemente di divulgare con più efficienza tutta una serie di contenuti. Bene, grazie dottor Tosti per la sua partecipazione. Mi sembra appunto che alcuni messaggi chiave li posso riassumere così. Quindi il gruppo Sara è una compagnia solida che ha tenuto bene durante il 2022 e ci sono ottime prospettive per il 2023. Grande attenzione alla innovazione, anche alla protection e soprattutto una grande attenzione e un grande investimento sulla rete agenziale. Bene, Bene, dottore, grazie. grazie, grazie a lei e per la sua partecipazione. E ora, signore e signori, è il momento di guardare insieme un reportage recentemente registrato presso i PLTV Studios dal titolo Un caffè con. Grazie.